Dichiaro chiusa la votazione. 293 favorevoli, 85 contrari. La Camera approva. Adesso andiamo allo 018-0100. Sarti. Il parere è fa. Prego, Mattiello, prego. Sì, grazie Presidente. In realtà è per cambiare il parere, come ho detto prima, stavamo approfondendo con gli uffici, che ringrazio, per dire alla collega Sarti che abbiamo verificato e a norma della legge 121 del 1981, articolo 16, tra le forze di polizia è già ricompreso, leggo il passaggio, possono essere chiamati a concorrere, eccetera, eccetera. Il corpo degli agenti di custodia e il corpo forestale dello Stato, quindi non è utile specificarlo ulteriormente perché è già ricompreso da questo articolo di legge, per questo l'invito al ritiro o il parere contrario. Grazie. Sarti, prego. Ringrazio gli uffici che hanno potuto fare questa verifica e ritiro questo subemendamento. Quello aggiuntivo? Solo questo sub. Lei comunque Sì. prendiamo atto che ritira Quindi prendiamo atto che l'emendamento. lei ritira lo 018-0100. Noi stiamo votando adesso il 18.01. Va bene? 18, sul 18.01 e invece avendo. Su cui c'è parere contrario del Certo, relatore e perché è del governo. stato riformulato dal governo e è stata ovviamente una formulazione concordata e quindi a questo punto, essendo l'emendamento successivo, ritiro questo emendamento. Quindi lei ritira il 18.01. 18.01 e il subemendamento successivo. Benissimo. Va bene. Quindi adesso andiamo a quello della Commissione, il 18.0100 della Commissione. Pareri sono favorevoli. Ah, Sarti, prego. Favorevoli. Nuti, poi Sarti. Grazie Presidente. Per spiegare anche la natura di questo emendamento importante che stiamo per approvare, serve per risolvere un problema immenso che esiste attualmente nel nostro Paese ed è un emendamento destinato soprattutto alle forze di polizia e a tutti coloro che appunto operano nella sicurezza per i nostri territori, perché purtroppo anche da servizi televisivi che sono andati in onda in questi anni, noi avevamo e abbiamo le questure che sono destinatarie di beni immobili sequestrati e confiscati alle mafie che appunto a loro volta mettono a disposizione questi immobili per i poliziotti, per coloro che poi si trovano ad operare in quel determinato territorio. E a Palermo, ad esempio, si era creato uno scandalo.